Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Il Ridotto dell'Opera oggi si apre con una notizia un pochino triste. Si è spento Dietrich Fischer-Dieskau, uno dei più grandi baritoni wagneriani, schubertiani e non solo, anche verdiani del secolo scorso. È stata data la notizia dalla moglie, la cantante Julia Varadi. Ricordo che Dietrich Fischer-Dieskau aveva un repertorio sterminato, addirittura 3.000 lieder romantici. Ascolteremo la sua voce a fine trasmissione nelle Faustszenen di Schumann e naturalmente lo commemoreremo. Prima invece avremo modo di incontrare in successione una persona della quale non vi rivelo il nome. Di seguito invece avremo Giovanni Battista Rigon da Vicenza, poi da Venezia Vitale Fano e Giuseppe Clericetti, da Varese Alessandro Cadario. Voglio lasciare un po' la sorpresa del personaggio che stiamo per incontrare telefonicamente, quindi il nome non ve lo dico e invece vi faccio ascoltare la sua voce in Vesti la giubba dai Pagliacci di Leoncavallo. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, ah, sei tu forse un uomo. Tu sei pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e ride. Io credo di avere creato una certa aspettativa con questa musica e siamo in contatto con Fabio Armiliato. Ciao!
Ciao Giorgio, e un buongiorno a tutti. Ciao ciao, sono molto lieto di averti qui come amico. Grazie. Come grande tenore e diciamolo come grande attore, perché... Mamma mia. Mamma mia, troppo... E poi un gran calciatore anche. Anche un po' calciatore, diciamo che è un appellativo un po' eccessivo, però diciamo che la passione più che altro è unita con questa grande senso di solidarietà che c'è nel Nazionale Cantante, che è una cosa veramente bellissima, che ho sposato questo progetto da poco, ma mi sento completamente parte. D'altronde tu eri già un grande fan, vero? Sappiamo di quale squadra, possiamo immaginarlo, vuoi dirlo tu? La Sampdoria. Chissà come mai. E quindi... È un po' così, no? Quando uno dice, ho una bella voce, mi metto a cantare e poi divento un grande tenore. Tu invece eri un grande appassionato di calcio, a un certo punto hai detto, diamo qualche calcio al pallone e vediamo cosa succede, no? Ma guarda, devo dirti la verità che sono cresciuto insieme, con lo sport e con la musica e col canto soprattutto. Questo credo che per me è stata una forma di educazione veramente straordinaria. Ne sono molto riconoscente con i miei genitori che mi hanno così avvicinato a entrambe le passioni, perché mi hanno dato sempre dello scopo nella vita. Anche da adolescente, quando ci sono tutti i vari problemi, perché la competizione in calcio, nel campo, nello sport è molto bella, e la voglia di ricerca della voce, quindi dell'apprendimento musicale, è un altro, diciamo, deterrente molto forte alle situazioni un po' più difficili che si trovano nella vita e che oggi, ma c'erano anche quando eravamo giovani noi, vero Giorgio? Vero Giorgio, siamo... È così. Senti, so che verrete anche a Chiasso, se non sbaglio, no? Per una partita. Sì, c'è la partita a Chiasso, mi pare, l'8 o il 9 di giugno, non sono sicuro delle due date, e poi ci sarà anche l'appuntamento il 17 di giugno nella mia Genova, a Marassi, proprio per completare il sostegno per questa tragedia dell'alluvione che ha colpito la zona della Liguria di Genova, e quindi abbiamo già fatto una partita alla Spezia per le Cinque Terre, che sono veramente state devastate da questo nubifragio, e quindi siamo molto impegnati. Molto impegnati, sì. È una cosa molto bella. Ma, e chi sono gli altri tuoi compagni di squadra? Guarda, ci sono tutti dai più veterani come Enrico Ruggeri, c'è Paolo Meneguzzi, c'è Marco Masini, ci sono, diciamo, Paolo Mengoli, Sandro Giacobbe, poi ci sono giovani come Alessandro Casillo, che ha vinto Sanremo, che tra l'altro gioca anche molto bene, e quindi insomma ci c'è un po' di forze nuove, anche perché calcio bisogna dare calci al pallone ma anche correre un po', infatti. Quindi bisogna avere anche qualche linfa vitale un pochino più giovane da poter affrontare anche sempre le partite. Che ruolo copri tu? Guarda, io sono fondamentalmente una mezza punta, ecco. Negli ultimi tempi c'è stata l'esigenza anche di fare un po' da difensore, ma l'importante è giocare. Ecco. Senti, non c'è differenza. Sfogliamo pagina, sennò le signore qua dicono, ma questi stanno parlando di sport. E adesso non parliamo ancora invece di opera, aspettiamo un attimo, perché bisogna dire appunto quello che è stato il boom, il successo davvero strepitoso che ha siglato la tua interpretazione nell'ultimo film di Woody Allen, To Roma with Love, no? Ecco, io l'ho visto naturalmente e devo dire che la tua presenza e tutto quello che concerne il tuo personaggio di Giancarlo è quanto di più bello ci sia nel film, sicuramente. Come l'hai vissuta, guarda, questa esperienza? Come l'hai vissuta? Ma, guarda, è stata una sorpresa, innanzitutto il fatto che mi abbia scelto, perché il suo ruolo, dopo una lunga, anche parlando proprio con Woody, mi ha detto che questo ruolo per lui era molto impegnativo, molto importante, ed è stato molto difficile anche poter riuscire a focalizzare se farlo fare un cantante, se farlo fare un attore con la voce di un altro, ma lui voleva proprio un cantante, soprattutto un cantante che cantasse nel mondo dell'opera e fosse conosciuto, ecco. E alla fine, quando ha visto il mio provino, ha subito deciso di affidarmi la parte, e quando io poi ho capito che non è tanto un piccolo cameo di cantare magari una scena d'opera, sì, dove gli attori come poteva presenti, essere prevedibile, ma, sì, prevedibile, esatto, ma che c'era proprio un ruolo da recitare e poi recitarlo con lui, tra l'altro, che bellissimo, era mio, sì, partner sulla scena, ovviamente mi sono cominciato un pochino a subentrare alcune preoccupazioni, perché io non sono attore. Nel mondo dell'opera oggi certamente la recitazione ha assunto la parte più importante, e questo mi ha aiutato molto anche il percorso che abbiamo fatto insieme con Daniela, di queste coppie del mondo dell'opera, con la credibilità sulla scena oltre che vocale,
mi ha certamente fatto crescere molto anche dal punto di vista attoriale. Però, cioè, è un altro tipo di mimica, di dinamica. C'è, cioè, proprio anche dinamica di attenzione, sì, perché devi entrare in 20 secondi subito nel personaggio. Certo. E devo dire che anch'io sono stato piuttosto sorpreso positivamente sia da quello che ho visto di me stesso sullo schermo, dico palco scenico perché mi viene in mente subito di parlare di teatro, sullo schermo, e anche devo dire le reazioni che ho avuto da parte sia della critica che di tutto il pubblico che ha visto, che mi ha veramente fatto piacere e anche dato molte soddisfazioni. Certo, tra l'altro voglio dire, c'è una bella differenza tra recitare l'opera e recitare la prosa, ancora più lontano il cinema italiano, ancora, esatto, più lontano il cinema americano, perché in effetti c'è una spontaneità, un'immediatezza da parte, esatto, dell'attore americano che forse l'attore italiano invece enfatizza un po', se vogliamo, ancora, esatto, più sulla scorta. Una cultura diversa proprio del mettersi davanti alla macchina da presa, e devo dire che proprio lo stesso Woody Allen, quando mi ha guidato, l'unica cosa che mi diceva: don't act. Dice, plenty of voice but don't act, cioè non atteggiarmi a recitare, cercare proprio di essere il più possibile spontaneo, e infatti è proprio quello che lui voleva ottenere e che ottiene sempre, soprattutto, certo, nei suoi film, che hanno una vitalità, diciamo, molto vicina anche ai comportamenti delle persone di ogni giorno, è proprio quello che lui richiede. Senti, a me una cosa che ha stupito, e penso, no, Daniela, non sei un po' arrabbiata quando ha visto che le donne italiane, infatti specie quella che fa tua moglie o la moglie di Benigni, siano dipinte come delle santuzze, quando invece è un po' cambiata la faccia della donna d'Italia, o no? Come mai questa scelta? Sai, sui film di Woody Allen ho sentito dire tantissime cose sempre, cioè nel senso che lui fa il suo cinema, ha il suo occhio, infatti anche lui stesso in conferenza stampa qualcuno l'ha criticato per questo tipo di scelte, magari sia dei vestiti che, sì, dei costumi, sì, che anche magari dei tic degli italiani, o che magari ha messo sullo schermo un'epopea di un certo tipo di discorso politico. Lui ha detto assolutamente: guardate, io non ho fatto né politica, né guardato niente di particolare, io guardo con i miei occhi e faccio il cinema con la visuale. Quindi io ho notato che anche nei film che ha fatto, per esempio a Parigi, c'è un modo di vestire le persone che è un po' fuori dal tempo, che, sì, sono gli anni 50, 60, 80, qualche riferimento un po' più al mondo di oggi, però è proprio come quando si legge un libro che magari si lascia anche un po' la fantasia dell'attore, così è la fantasia anche dello spettatore di guardare un mondo che magari proprio non è categorizzato in quel periodo storico preciso, ma che c'è una visione un pochino più ampia. Certo. E della visione sua, di Woody Allen, visto che i suoi occhialoni, tra occhialoni, l'altro, ecco, simpaticissima anche la sua figura, così sempre naturalmente stralunata, certo, ecco, no? Vogliamo dire che Fabio Armigliato interpreta la parte di un impresario di pompe funebri, il quale a un certo punto canta sotto la doccia ed ha una splendida voce. Il problema è che questa voce c'è solo quando è sotto la doccia. Non diciamo nient'altro, sì, andate a vedere il film, non, così. Ecco. Esatto, esatto. Però, sì, ci sarà la prima poi a New York il mese prossimo, e da qui comincia anche poi il lancio internazionale, perché il film per ora è stato soltanto presentato in Italia, e quindi il vero lancio del film in tutto il mercato avverrà da giugno praticamente fino alla fine dell'anno in tutti i paesi del mondo. Bellissimo. Quindi ci sarà chiaramente una grande attenzione e tanti interessi intorno a questo avvenimento. Senti, dimentichiamo il calciatore, dimentichiamo l'attore, concentriamoci sul cantante. Che cosa hai fatto recentemente, cosa farai nell'imminente futuro? Sono qui a Barcellona per la Diana del Couvreur con Daniela De Sì, un'opera straordinaria, avevo ancora due recite, e poi dopo questa esperienza ho diverse cose da fare, ancora un po' per la promozione del film, come ho detto prima, perché a giugno vado a New York per questo avvenimento. Io sono impegnato adesso a fare diversi concerti, anche perché vorrei riuscire un pochino più anche a trovare una comunicazione col pubblico anche diretta attraverso qualche recital. Ne ho fatto uno bellissimo a Praga qualche settimana fa, devo fare un paio di tour con Daniela in Brasile in agosto, e poi c'è il Poliuto a Marsiglia, c'è una Butterfly con Daniela a Malta, e la Sprondotta a Genova, che è
quella famosa Turandot che arriverà finalmente sul palcoscenico genovese anche con la nostra presenza, perché a giugno non abbiamo potuto farla per motivi proprio organizzativi, certo. Organizzativi, sì, tra l'altro, ecco, tu dicevi che bene. Sarà un DVD in tre dimensioni, tra l'altro. Ah. Forse dovrebbe essere il primo esperimento per l'opera lirica in questo senso. Ecco, tra l'altro, tu dicevi molto bene, perché sì, al pubblico piace sicuramente l'opera, però spesso anche il recital permette questo contatto tra l'artista cantante e lo spettatore, che avvicina tutto sommato e non allontana appunto l'utente dalla musica operistica. Ne ho avuto esempio sì, anche beh, recentemente, proprio perché ho avuto occasione di mandare dei profani alla Scala nel corso di un recital di Edita Gruberova, ne sono rimasti entusiasti, benché appunto mancassero le scene, mancassero tutto e loro fossero completamente digiuni. Quindi quando il cantante è un grande ed ha comunicativa, può comunque portare il suo messaggio anche al di là della scena, del costume, della regia, no? Certamente, poi è un discorso anche che tanti anni di teatro, ormai sono 25 anni di produzione, io non ho dedicato il mio tempo a questo genere di modo di comunicare col pubblico, e ho trovato nelle poche volte una grande soddisfazione, perché si può svariare anche attraverso sia l'idistica, la canzone italiana che andrebbe anche più valorizzata, la canzone da salotto, le canzoni, certo, di Tosti, certo, che piacciono moltissimo, e poi mettendo in mezzo qualche aria d'opera che possa sempre richiamare e soprattutto lasciare sempre il messaggio alle persone che l'opera è bella in teatro, ecco. Quindi portare sì, sempre l'importante sì, messaggio, che non ci sia mai la sensazione che una romanza diventi il fine di un ascolto, ecco, ma certo, esatto, che il vincerò, ecco, non è il vincerò, ma è il nessun dorma tratto dalla Turandot, è l'aperitivo. Esattamente, conoscere questo vuol dire avere la voglia di andare a vedere allora tutta Turandot, che è un'opera straordinaria. Certo. Senti, grazie Fabio di essere stato con noi, alla prossima, e così ci dirai. È un piacere sempre parlare con te, non dirlo, con gli ascoltatori, che saluto caramente, andate a vedere il film che è molto divertente, e veramente ti ringrazio per questo spazio. Certo, ciao infinite allora ancora, grazie. Ciao Giorgio, e grazie, a presto. Ciao ciao, con ciao, Fabio ciao, ciao. Armigliato. Ecco, voglio ricordare, a proposito di quello che si diceva delle romanze